Buonasera, anzi buon pomeriggio, ormai abituati a dire buonasera, buonasera, buon pomeriggio. Eccoci qui pronti in questa diretta estemporanea speciale con ospiti eccezionali, amici naturalmente eccezionali. Io direi di iniziare subito, visto che siamo già un pochettino in ritardo, e allora faccio entrare subito il mio co-conduttore amico, nonché amico Rocco Mascitti, eccolo qui. Co-conduttore. Un abbraccio Antonio, un caro abbraccio ancora. Da quant'è che non ci vediamo? Da ieri sera. Da ieri. Ecco, da ieri. E poi ci daremo il saluto al nuovo anno, ma ormai sta avvicinando il nuovo anno. Nuovo anno, nuova vita, sicuramente. Allora, un abbraccio a te, un abbraccio a tutti gli ascoltatori vicini e lontani che ci ascoltano dall'Italia e dall'estero, sia quelli che sono su in collegamento radiofonico e che amano semplicemente ascoltare la radio per visualizzare questa radio a colori, web radio 11.11, la radio del risveglio, e anche coloro che sono, un saluto anche a tutti coloro che sono collegati sulla piattaforma del canale di YouTube di web radio visione 11.11 per questa edizione speciale di questa trasmissione. È vero che qualche volta in passato siamo andati in diretta anche di pomeriggio. Ah, okay. È una macchinetta stasera, che è successo? E ho accelerato, però non mi sono impappinato. adesso mi impappino perché mi fa ridere, no scherzo. È vero che siamo andati di pomeriggio anche in orari tipo questo. No, mi sembravi Biscardi, capito? Mi sembravi Domenico per un attimo. Sì, sì, però di solito andiamo la sera alle 21.30, però era troppo importante questa trasmissione, allora l'abbiamo collocata in questo orario, anche perché questa sera in diretta alle 21.30 sulla piattaforma, il canale YouTube di Web Radio 11.11, sarà Tom Bosco con la sua rubrica e i suoi ospiti. Un saluto anche a lui. Ricordiamo che la trasmissione di questo pomeriggio è Nella tana del Bianconiglio, quindi continua questa saga. Da un punto di vista vogliamo che continuerà tantissimo, dall'altro punto di vista, se non continua tantissimo, significa che il sistema sarà crollato e che finalmente la luce avrà vinto. Preferirei che non continuasse, sinceramente. Esatto, esatto. Nella tana del Bianconiglio la verità si fa sempre più grande, aggiornamenti importantissimi sul siero magico e su tutto ciò che sta accadendo intorno, con rivelazioni, testimonianze e documenti. Abbiamo con noi in diretta, non so se già c'è, intanto lo presentiamo, il caro amico fraterno Angelo Giorgianni, magistrato e giudice antimafia, presidente dell'Organizzazione Mondiale per la Vita e dell'Associazione L'Eretico. Diamo il benvenuto a lui, forse ha problemi di audio, ma tra poco risolveremo sicuramente. Abbiamo con noi anche il caro amico fraterno dottor Domenico Biscardi. Mimmo, benvenuto, ci sei? Buonasera a tutti amici, ce l'ho fatta anch'io. Ciao Mimmo, ricercatore medico anatomopatologo, ultrasonologo, biomedico, farmacologo e chi ne ha più ne metta. E abbiamo con noi una nuova new entry, ma non per questo meno importante, e capirete perché, il dottor Luigi Barone. Benvenuto Luigi. Buonasera a tutti. Luigi, iniziamo bene perché ho capito che tu porterai la verità insieme a... però qui c'è troppo eco di verità. No, non mi vedo però. Antonio. Non mi vedo con l'immagine. Sì, però ti sentiamo con l'eco. Quindi, se per caso è acceso la radio o il collegamento su YouTube, devi togliere l'audio perché potrebbe dar noia. E comunque, Luigi Barone, ricercatore indipendente, naturopata, laureato in nutrizione umana in casi epidemiologici, giornalista scientifico. Eccoci qua.